Amici, ho fatto 9 mele ancora pochino da cuocere, vedete, fatto al naturale senza niente, ho fatto lasagne. Ho fatto lasagne per la prima volta dopo 10 anni, brucia perché ha appena tirato, ancora bolle. Come vedete, è venuta così. Pasta di camerino, quella con uova e grano duro. È venuta così. Qui c'è 7 foglie, 7 foglie. Erano un pacco di 12, 14 fogli. Guardate, bollente. Ai. Ancora, vedete, ancora molto caldo. Sugo al naturale, bianco, macinato di alta qualità. Come si chiama ora? Non mi ricordo, di quelli mucchi bianchi, qualcosa così. E basta, è dato scamorza dentro. Scamorza e poco quasi. Io ho fatto besciamella io, amici, besciamella ho fatto io. E poi ho fatto bis di questi qua, vedete? Questi. Brutto ma buono. Brutto ma buono, e perché mi è rimasto ancora yogurt greco, mi è rimasto yogurt greco e mi è rimasto un pochino panatone e soprattutto quelle prugne ripieni di noci. Noci, vedete qui. E ora mangiamo e da domani dieta. Da domani dieta assolutamente, perché non si può fare così. Non si può fare così. Qui mi sgoccia olio, vedete? E qui ce l'ho anche mele, quelle vecchie, che ho fatto tantissime. Ora mangiamo questi e questi. Oh, chiudo ancora perché ho lasciato aperto. E questi stanno ancora pochino, vedete? Già un'ora forno acceso. E questi mangiamo 3 giorni piano piano, perché dopo niente dolce, abbiamo chiuso con dolci e un pochino pace, stomaco vuole pace pochino, perché non si può così. Lasagna è buona quando tiepida, allora lasciamo ora 20 minuti da aspettare. 20 minuti, perché lasagna, come ha detto, orribile quando bollente, non si può, non si sente sapore. Ok, aspettiamo. Amici, abbiamo un nuovo panettone scoperto dopo Natale. Questo è già dopo Natale e questa marca io ho mai saputo, ma mi sono cascata nel pelo trucco, perché 40% di sconto. Siamo dopo Pasqua e costava 13 euro, mi sembra troppo, anche cifra buona, e 750 grammi, 750 grammi, vedete? Ecco qua, da 13 euro costa 7 euro, ma più bello che ci sono cascata a quella, diciamo, questo panatone che io ho mai visto, i prugni di cioccolato, amici, prugni di cioccolato, prugni questi qua, vedete, alta qualità. E vediamo, ho preso solo per curiosità, curiosità e basta. Ora vediamo com'è. Ecco qua, sorpresa, sorpresa, amici, per capire com'è. E tagliare, bisogna tagliare. Ora apriamo e vediamo. Vediamo, vediamo. Presto dire che è qualcosa che vogliamo. Ora il nostro panettone, amici, questo qua ho comprato in pasticceria e deve essere buono. Guardate come soffice, artigianale. E ora assaggiamo. Il pasticcere mi ha detto: torna e dimmi com'era. Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Noci, no, noci no, cioccolato e arancia. Vediamo se ci sono canditi o senza canditi. Arancia mi piace, ma canditi un po' meno. Vediamo, vediamo, sono curiosa anch'io. Vediamo com'è, primo morso. Violenza sulle donne in Soffice. Cioccolato si sente. Genitori, figli, ma anche amici. Arancia si sente molto. Chiedono informazioni, si preoccupano. C'è chi denuncia le loro segnalazioni al 1522, il numero Buono, sapore intenso. hanno cominciato a crescere fino a raddoppiare. Buono, però l'arancia non lo sento io. Non senti? No. Successivamente lo scorso anno Forse perché è tutto erano state misto. 3.000 le Canditi ci domande, di cui sono.
Ecco l'arancio che si sente. Canditi ritagliati. Sì, a pezzettini. Lo vedo. Qualcuno dà anche scorza di limone, di arancia. Ma meglio scorza dare, meglio, forse hanno anche dato scorza di limone, di aranci. Molto soffice. Molto soffice, profumato, dolce anche troppo. Per me sarebbe meno dare, meno zucchero. Però no, non è troppo. Non è troppo? No, è un dolce normale. Ah, dolce normale? Si deve sentire un pochetto, se no non sei un dolce, dice a pane. Però soffice molto, molto soffice. Insomma, l'hai fatto tu? Com'è? L'hai fatto te? No. L'hai comprato? Pasticceria, apposta, che vendeva lui. Un uomo che faceva, artigianale questo qua. Esperto, lui ce l'ha apposta macchina per mescolare tutta roba, farina, non è facile. Un mattone si fa 2 giorni, questo è lievitato 24 ore. Mamma mia. Ma adesso panettone, noi per Natale panettone si faceva. Ah, si facevano dolci. Dolci prima. Con le noci, con noci, con burro, uva, uvetta secca, no? Poco più. Le nocche, perché poi si cuocevano, poi si tagliavano e si mettevano sul forno, chiamavano il tozzetto. Poi si faceva, mica mi ricordo più, si friggeva pure. Si facevano ceceroli col cece, lessare il cece, lo condivi. E poi ci facevi i ravioli come quelli che fai con la ricotta. Hai visto, li fai, poi li metti sulla padella, li friggi, no? E si facevano pure quelli per Natale. Invece della ricotta erano ceci. Ah, ceci. Perché ricotta era qualcosa, costava troppo prima, vero? No, ma poi si facevano anche quelli con la ricotta. Ah, con la ricotta anche. Si faceva sempre qualche cosa di più, via. Fare pizza, amici. Vediamo. Babbo Natale, albero bello. Pizza romana, amici, più buona del mondo. Fine, fine, fine. Guardate com'è fatta bene. Il tartufo e i porcini. Tanti porcini, molto, molto profumata. A me piace mia, questa non mi piace. Poi anche così schiacciata non mi piace. No, no, no. Che buona. Pizza per questa si chiama Stefano, quella qua. Io ho preso lui. Si chiama Stefano perché oggi è sempre Stefano, amici. E qui c'è champagnol che non mi piace e anche formaggio, grana. Io ho preso tartufo e porcini, ovviamente. Questo è porcini, quelli veri. Allora, tiramisù no, panna no, profiterole bianco no, profiterole nero no, torta della nonna forse sì, cheesecake no. Abbiamo rotolino con crema di limoncello, e poi abbiamo la mousse al cioccolato, il tiramisù pan di stelle, la panna cotta, il profiterole bianco nero o il gelato al limone. E cheesecake a frutti rossi com'è? No, una specie di... No, non ce l'abbiamo. E torta della nonna che cos'è? Ragazzi, abbiamo la mousse al cioccolato o il rotolino di torte? Ah, il rotolino che sarebbe... È un pan di Spagna avvolto, all'interno c'è la crema di limoncello, molto delicato. Vabbè, io prendo questo, ok. Amici, Anna Italia con voi, il mio dolce ancora da mangiare, da gustare, tiramisù già finito, non c'è niente da mangiare, era poca roba, io ce l'ho tronchietto con limone,
non limone, limoncello, e si sente, è molto molto buono, straordinario. No, è che buono. Oh, che belli questi qua, meravigliosi, guardate che vetrine, fantastici, mamma mia, non so scegliere nemmeno uno. La pizza è stata buonissima. Anche qui, che decoro bello, che creatività, bravi questi in Lazio, bravissimi. Che meraviglia. Questo è ambiente. Anche qui in alto. Amore, guarda in alto. Che meraviglia. Che bar ristorante. Oh, questo ci vede che vogliono lavorare, vogliono avere pubblico. E questo mi piace tantissimo. Come funziona qua? Non lo so. Andiamo via. Buona serata a tutti, grazie.